un lampo che squarcia le tenebre. Sono le 7 del mattino del 19 luglio in via Cilea, a casa del giudice che in piedi dalle 5 arriva una telefonata dal suo capo, Pietro Giammanco. Non gli ha mai telefonato a quell'ora, di domenica. Non lo ha avvisato di un rapporto del ROS in cui si rivelava che era arrivato a Palermo un carico di tritolo per l'attentato al giudice, che ha potuto conoscere la circostanza per caso all'aeroporto incontrando il ministro Scotto e che sui motivi di questa omissione con il suo capo ha avuto un violento alterco. Non gli ha ancora concesso, da quando è rientrato a Marsala prendendo le funzioni di procuratore aggiunto a Palermo, la delega per condurre le indagini in corso sulle cosche palermitane e in conseguenza la possibilità di interrogare senza la sua espressa autorizzazione pentiti chiave come Gaspare Mutolo. Ora, il 19 luglio, quando la macchina per l'attentato è già posteggiata davanti al numero 19 di via D'Amelio, gli telefona per dirgli che gli concede quella delega e gli dice una frase che oggi suona in maniera sinistra: così si chiude la partita. La moglie del giudice Agnese lo sente urlare al telefono e dire: no, la partita comincia adesso. E lo stesso giudice, qualche tempo prima, aveva confidato al maresciallo Canale, che lo affiancava nell'indagine, che in estate avrebbe fatto arrestare Giammanco perché dicesse cosa conosceva sull'omicidio Lima, dal recarsi ai funerali del quale lo stesso Giammanco venne dissuaso solo all'ultimo momento da un procuratore. Ecco, un altro lampo. È ancora il 19 luglio e si vede il giudice nella casa in cui si trasferisce in estate a Villa Grazia di Cravini, che invece di dormire per una mezz'ora, come è solito fare dopo aver mangiato, continua a fumare nervosamente, tanto da riempire un portaceno di mozziconi, e intanto scrive sulla sua agenda rossa. Poi prende la sua borsa di cuoio, vi mette dietro l'agenda e il pacchetto di sigarette, saluta i suoi e parte con la scorta verso il suo ultimo appuntamento, quello con la morte, che dopo la morte di Giovanni Falcone ha sempre saputo che sarebbe presto arrivata, tanto da continuare a dire a sua madre e a sua moglie: devo fare in fretta, devo fare in fretta. Ecco, un altro lampo. E in mezzo alle tenebre che circondano il castello Ottiveggio si vede qualcuno, in attesa. Ecco che arriva una telefonata sul suo cellulare. Ed allora punta il binocolo sul portone al numero 19 del via D'Amelio. Vede scendere il giudice dalla macchina blindata. Lo vede alzare la mano verso il pulsante del citofono e allora preme un altro pulsante di un telecomando che stringe nella mano e subito si vede una colonna di fumo e si sente un boato. Ed allora, dopo aver osservato in mezzo al fumo per un attimo gli effetti dell'esplosione, prende il cellulare, fa un numero e dice appena qualche parola. Poi il baleno provocato dal lampo finisce e tutto ripiomba ancora nelle tenebre. Ecco un altro lampo e si vede una barca nel golfo di Palermo, è piena di uomini, ma non sono persone qualsiasi, appartengono tutte ai servizi segreti, così che le loro testimonianze dovranno essere tutte concordi. È quasi l'ora dell'attentato e tutti sono in silenzio, sembrano attendere qualcosa. Poi si ode, attuntito dalla distanza e dalla montagna, un tremendo boato. E dalla parte di Palermo, verso il Monte Pellegrino, si vede alzare un'alta colonna di fumo e quasi subito dopo arriva una telefonata. Il giudice è morto. Quel maledetto ostacolo sulla via della trattativa è eliminato. Dai telefoni cellulari sulla barca partono altre telefonate concitate. Poi il motore viene acceso e la barca riparte velocemente verso il porto. Per chiunque in Italia sono passate dalle 4 alle 5 ore prima di sapere che il giudice era morto, che quella morte annunciata era arrivata, ma per chi stava su quella barca sono bastati 140 secondi per sapere tutto. Ma ora il baleno provocato dal lampo è finito e tutto è ripiombato nelle tenebre. Un altro lampo, ma stavolta è troppo di breve durata per capire se veramente Bruno Contrada, quell'uomo che si aggira in via D'Amelio subito dopo la strage, come due capitani del ROS, Umberto Sinico e Raffaele Del Sole, affermano di avere saputo
dal funzionario di polizia Roberto Di Legami, che riportava a sua volta una relazione di servizio poi distrutta di alcuni agenti accorsi sul luogo della strage. Ancora un altro lampo che squarcia per poco le tenebre. È la fine di giugno e si riesce a vedere Vito Ciancimino che consegna al capitano De Donne, al colonnello Mori, un foglio scritto a mano, il papello di Riina con le 12 richieste del capo della cupola per fermare l'attacco al cuore dello Stato. Un altro lampo. È il 1° di luglio e si vede il giudice al ministero davanti alla porta di Mancino per un incontro a cui è stato chiamato dallo stesso ministro mentre stava interrogando Gaspare Mutolo. Il giudice ha notato questo appuntamento nella sua agenda. 1° luglio, ore 19, Mancino. Ma la luce provocata dal lampo si esaurisce e non riusciamo a vedere chi c'è dentro quella porta ad aspettarlo e cosa gli viene detto. Dall'agitazione del giudice quando torna ad interrogare Mutolo si può solo immaginare che gli viene detto che lo Stato ha deciso di aderire alle richieste contenute nel papello e la reazione del giudice deve essere stata così violenta e sdegnata da non lasciare spazio per concludere la trattativa ad altra possibilità se non quella di eliminarlo e di eliminarlo in fretta. Ma le tenebre sono troppo fitte per vedere qualcosa e solo Mancino ci potrebbe dire, se guarisse improvvisamente dalle sue amnesie, che cosa accadde veramente in quella stanza. Altrimenti potremo solo aspettare, semmai avverrà, che una serie continua di lampi squarci le tenebre ed allora potremo veramente vedere quali e quanti mani tra quelli che oggi godono i frutti dei nuovi equilibri raggiunti siano lorde del sangue delle stragi del 92 e di quelle altre stragi che nel 93 furono necessarie prima che la trattativa venisse conclusa.